Bentornati sul mio canale YouTube Diletta Martorana e su Spreaker. Se siete nuovi, vi invito ad iscrivervi, a lasciare un commento, a mettere like. Parliamo dell'Abbazia nel Bosco di Caspar David Friedrich, un'opera del 1808, olio su tela. Friedrich è un pittore attivo nella Germania orientale, a Dresda, nella prima metà dell'Ottocento, dalla formazione autonoma e del tutto estraneo al Grand Tour, a differenza di molti suoi contemporanei, tra cui Turner, su cui trovate un podcast dedicato sia agli incendi del Parlamento che alla tempesta di neve, due opere cruciali. Inoltre vi rimando anche al podcast sul romanticismo basilare per comprendere anche Friedrich. Comunque, Friedrich ha una formazione autonoma, abbiamo detto, e l'opera mostra le imponenti rovine di una grande chiesa gotica in un paesaggio desolato ed innevato, in cui si aggirano delle minuscole figurine. E probabilmente queste si stanno recando ad un funerale, ma non abbiamo delle notizie certe al riguardo. La luce è fredda, ottenendo una forte plasticità ed un grande realismo, mentre la profondità è solo accennata ed è bloccata dal cielo plumbeo, il quale, insieme ai colori cupi, accentua nell'osservatore un senso di ansia, un senso di malinconia. Infatti, Friedrich vuole suscitare questa emozione contrapponendo alle maestose rovine, simbolo dell'attività umana, la potenza inarrestabile della natura che si staglia sopra l'uomo, di fronte a cui l'uomo non è niente, che quindi l'uomo deve temere. E in questo caso la natura è concepita in modo divino, sovrasta e sconfigge l'opera umana. E questo lo riscontriamo negli alberi giganteschi che, pur essendo spogli e contorti, sopravanzano in altezza l'edificio, del quale non restano se non delle rovine. E proprio questa sensazione legata all'onnipotenza della natura per Friedrich e anche per la filosofia tedesca contemporanea è il sublime o sublime, che è un sublime diverso rispetto a quello di Turner, pur avvicinandosi anche a quest'ultimo. Perché è diverso? Perché è privo degli aspetti drammatici che confluiscono nell'orrido piacevole e dà un senso di malinconia, dà un senso di angoscia ed è quindi molto più introspettivo. Ecco quindi le differenze tra i due. Se questo podcast vi è sembrato interessante, non dovete far altro che farmelo sapere con un commento, con un like, iscrivendovi e supportando i miei podcast. Sono tantissimi, trattano argomenti vari e hanno quindi bisogno di essere supportati se volete continuare ad ascoltarli.